Pino Sacripanti, partiamo dalla fine. Cos'è successo? L'abbiamo vista arrabbiatissimo. No, è successo che noi eravamo a fare il saluto, Rimasca che ne era tra di noi, si stava beccando con Cesnana, li ho semplicemente diviso i giocatori. Ho evitato che ci succedesse qualche cosa. Poi probabilmente è stato malinterpretato, ho fatto esclusivamente da paciere per far sì che non succedesse nulla. Dal punto di vista tecnico, questa partita abbiamo visto un Avellino che è partita fortissimo nel primo quarto, è sembrato un po' in debito d'ossigeno invece nella seconda parte della prima metà di gara. È stato così oppure è stato solo merito della Grissinbon che aveva di fronte? Grande merito di Reggio Emilia, perché ci ha messo grande pressione, ha giocato con un'intensità molto alta, ci ha fatto uscire dai nostri giochi e quindi sono stati molto bravi loro. Noi non siamo stati così lucidi nei 40 minuti, l'abbiamo fatto solamente nei primi 16-17 e poi dopo siamo andati a riposo sul meno 5, forse anche un po' immeritato, dovevamo rimanere un po' più attaccati alla partita. Poi è chiaro che l'energia e il calore di questo palazzo gli ha dato anche il là ad aumentare un po' la grande intensità che ha messo. Troppe palle perse stasera? Non c'è dubbio, la grande intensità di Reggio ci ha fatto uscire un pochino dai nostri binari.